Sangu è una raccolta di racconti noir ambientati in Puglia, pubblicata da Manni, opera di scrittori pugliesi realizzata evidentemente non per scopi turistici. Anzi, se si riesce ad andare oltre l'inutile esagerazione del filone sado-necrofilo che caratterizza alcuni di essi, si scoprono una serie di racconti ben scritti e coinvolgenti, che hanno come protagonisti alcuni topoi vecchi e nuovi del paesaggio salentino. Dal vento scirocco, simile a un senso di colpa che ti attacca dal cielo, dalla terra, dal mare e ti balla la taranta dentro le ossa, agli extracomunitari, vittime di padroni aguzzini come di medici e persino di giudici e poliziotti corrotti, che puniscono l'immigrato e mai chi lo sfrutta. Sino ai personaggi tipici del folklore pugliese, come la maciara o macara, una sorta di strega, o gli sciacugi, creature piccole, corte e cattive che fanno dispetti, oppure permettono di trovare la cosiddetta acchiatura, una specie di tesoro. Giacché ci troviamo in terre di diavoli e di santi che vengono da lontano, parlano greco e certe volte non sai se sono santi o diavoli, perché una volta ti mandano i malanni e un'altra li allontanano. Tra i racconti va citato Straordinario di Enzo Verrengia, che è quello con un maggiore equilibrio nelle componenti della storia e nel linguaggio, in cui il dialetto si integra meglio con il testo, nonché il più pertinente al genere noir. Il protagonista della vicenda è un bancario 1,65 di sformato maschile sottotono, alle prese con la prima e purtroppo ultima avventura eccitante della sua grigia esistenza. L'incidente di Fukushima ha riportato alla ribalta il tema della radioattività legato alla realtà delle centrali nucleari e al problema della loro sicurezza. L'idea che ci siamo fatti è che la radioattività sia un fenomeno estraneo alla nostra quotidianità. Ma le cose non stanno così. Lo sapevano bene i nostri genitori, se vogliamo, che a metà degli anni 70 si trovavano sulle loro tavole delle bottiglie d'acqua con delle etichette che recitavano acque diuretiche, digestive e radioattive. Esattamente così. Tutto quello che viene dalla Terra, dalla crosta terrestre, è radioattivo, quindi anche una sorgente di acqua minerale, venendo su dalla crosta terrestre verso la superficie, veicola tutte sostanze radioattive che poi, quando l'acqua viene imbottigliata come sgorga dalla sorgente, come scritto nell'etichetta, rimangono là dentro. Considerate ad esempio che i valori raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la radioattività delle acque sono intorno a 20 becquerel per litro. Questo becquerel è una unità di misura della radioattività. Ma questa non è altro che una delle manifestazioni del fondo naturale di radiazioni. Basta che guardiamo la tavola periodica degli elementi e troviamo l'uranio, il torio, sono tutti elementi che esistono in natura, il radio, che sono radioattivi. Esistono altri radionuclidi naturali che fanno parte anche del nostro organismo. È il caso, ad esempio, del potassio, l'isotopo 40 del potassio, potassio 40. E le mamme dicono ai bambini: mangiate le banane che contengono potassio. È vero, potassio fa benissimo, però inevitabilmente una certa frazione di questo potassio è radioattiva. Comunque è un problema serio quello della radioattività ambientale. La quotiamo riferendoci alla dose espressa in millisievert. Questo millisievert è una unità di misura che ci dice quanto può essere pericolosa una certa radiazione. Fondo naturale di radiazione. Radiazione è un valore medio di circa 2,4 millisievert per anno, è un valore medio mondiale. In Italia abbiamo è un valore un po' superiore, noi siamo un paese d'origine vulcanica, abbiamo 3,5 millisievert anno. Poi ci sono alcune zone, tipo qui nel Lazio, nel Viterbese o nella Toscana, nella provincia di Grosseto, ci sono delle zone con valore di radioattività naturale molto più elevata. E anche la zona delle terme, se ci fate caso, perché nel Viterbese pure abbiamo diverse terme, anche nel Grossetano, e lì i valori di radioattività sono estremamente elevati. Le terme sono radioattive per loro natura. Anticamente, insomma, fino agli anni 70 si diceva: vado a fare i fanghi radioattivi. E
Considerate che la nostra normativa, ad esempio il decreto legislativo 230 del 95, può arrivare a considerare professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti i lavoratori delle terme, esattamente come i lavoratori dell'industria nucleare. Quindi è un problema che esiste e molto serio. A parte la radioattività naturalmente presente, esiste diciamo una radioattività artificialmente concentrata dall'uomo, come per esempio quella proveniente dalla combustione del carbone che è utilizzato negli impianti termoelettrici. Sì, questo è un problema molto serio e poco noto. I materiali radioattivi naturali si indicano con l'acronimo NORM, N-O-R-M, che vuol dire sostanze radioattive naturali, pratica. Poi oltre a questi NORM esistono i T-NORM, dove quella T in inglese stanno per Technologically Enhanced, vuol dire intensificato tecnologicamente. Faccio un esempio molto semplice. Abbiamo detto che tutto quello che viene dalla Terra è radioattivo e quindi anche il carbone, quando una volta estratto, si porta dietro praticamente la sua concentrazione di uranio, di torio, di radio. I chimici in genere non quotano questa parte della composizione. Il chimico ci dà prima la composizione degli elementi maggioritari, dopodiché ci dice il resto sono elementi in traccia, PPM, dice una parte per milione, elementi in traccia. Però immaginiamo quello che succede in una centrale termoelettrica alimentata a carbone. Quando si brucia il carbone si brucia la parte organica, tutta la parte inorganica si concentra. Nelle ceneri del carbone la radioattività non è trascurabile. Quindi ecco che la cenere del carbone rappresenta un classico esempio di intensificazione della radioattività, concentrazione, dovuta ad un'azione antropica, diciamo qualche cosa dovuto all'uomo. Altro problema è quello delle raffinerie. È una raffineria di petrolio che abbia funzionato per 20-30 anni si trova inevitabilmente ad avere delle incrostazioni al suo interno, all'interno dell'impianto, delle tubazioni dell'impianto. Se incrostazioni sono radioattive. È un problema serio, perché poi per decontaminare l'impianto ci vuole del personale professionalmente esposto. Abbiamo casi di questo tipo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo. E questa è radioattività naturale, che però si è intensificata artificialmente dall'azione dell'uomo. Quindi, date tutte le fonti possibili di radiazione cui siamo quotidianamente sottoposti, certo. Il problema poi è quello di valutare gli effetti sulla salute. Eh sì, sicuramente. Facciamo qualche conto. Per esempio, dal fondo naturale di radiazione noi prendiamo qui in Italia circa 3,5 millisievert anno, qui nel Lazio qualcosa di più, ci avviciniamo ai 5. Poi c'è il contributo dei TENORM, quindi il materiale radioattivo intensificato artificialmente. C'è anche un altro contributo presente, dovremmo dire naturalmente fra virgolette, è quello del fallout delle esplosioni nucleari in atmosfera, dei test delle bombe nucleari che si facevano negli anni 60. E questi hanno diffuso un po' in tutto il mondo dei radionuclidi tipo cesio 137 o stronzio 90, e quindi tutto questo ci dà dose. Poi noi in campo nucleare abbiamo assunto la ipotesi più cautelativa di proteggerci anche dal rischio che una certa dose possa indurre un processo di cancerogenesi. Ripeto, è un rischio, non è una certezza di natura deterministica, però considerando la presenza di radon che c'è in Italia, le quantità inalate mediamente dalla popolazione, si stima una incidenza di circa 6.000 casi l'anno di tumori al polmone indotti dal radon, che ripeto è naturalmente presente. Se vogliamo quantificare l'importanza, facciamo un paragone con l'incidente di Chernobyl dell'86. A Chernobyl ci furono subito 31 morti, 28 per le radiazioni, 3 per traumi da esplosione,
Poi negli anni successivi, considerata tutta la radioattività che era stata rilasciata, si è stimato circa un 10.000 casi di cancro alla tiroide che si dovrebbero verificare nell'arco di 80 anni. Dopo 25 anni già 4.000 di questi casi si sono già verificati e sono stati individuati epidemiologicamente. L'ingiustizia che abbiamo commesso è il fardello che ci grava sulle spalle, un qualcosa che portiamo perché ce ne siamo fatti carico. Questo in contrapposizione al concetto cristiano di peccato, secondo il quale l'ingiustizia è emersa in noi, permane in noi come peccato e avvelena l'organismo interno, che era già potenzialmente infetto, cosicché abbiamo bisogno della grazia e della remissione non per essere sgravati, ma per essere purificati. È la prima delle annotazioni che troviamo, datata giugno 1950, dei quaderni e diari di Hannah Arendt, pensieri e appunti che andranno via via a riempire 29 quaderni. Dunque, non si tratta di diari che scansionano cronologicamente gli avvenimenti biografici della filosofa, ma di veri quaderni di lavoro, nei quali i temi fondamentali del suo pensiero si confrontano di volta in volta con gli autori che più ne hanno segnato la formazione e lo svolgimento, da Platone a Kant, da Aristotele a Marx, da Hegel a Kafka. Decisiva la presenza degli amici e dei maestri, da Jaspers fino a Martin Heidegger. I quaderni, dunque, come autentica officina di pensiero dell'autrice di Vita Attiva. Ma come intendeva il pensare Hannah Arendt? Fedele all'insegnamento di Heidegger, ella non vedeva il pensiero come la manifestazione pubblica di un atto privato, intimo. Non è il sociale il luogo di elezione della riflessione, bensì, come lei stessa afferma in queste pagine, il deserto. Decisivo nell'incipit dei quaderni il riferimento al perdono e alla interpretazione secondo la religione cristiana. Il perdono si dà solo fra individui che per principio sono fra loro qualitativamente separati. Quindi i genitori possono perdonare i figli finché i figli sono bambini. Questo atto del perdonare, spiega l'Arend, distrugge l'uguaglianza e con ciò il fondamento delle relazioni umane, in modo radicale. Esso significa una sola cosa, rinunciare alla vendetta, passare oltre l'ingiustizia subita. Il saggio di Enrico Lodi, Scrittura e violenza, narrazioni della guerra civile, il caso spagnolo, edito da Medusa, analizza l'esperienza della guerra civile e più in generale descrive il rapporto tra le varie forme di scrittura e la violenza in tutte le sue forme, ma con particolare attenzione all'evento bellico. Si parte dall'atto violento, dalla battaglia, prendendo a modello l'Iliade, e si percorre quello spazio storico che va dagli eroi invitti all'arrivo delle armi da fuoco, che decretano la fine della violenza individuale, stabilendo il primato della precisione, dell'allineamento occhio, mirino, tacca di mira e del progresso tecnologico in campo militare. Lodi affronta le vicende della guerra civile spagnola fin dai prodromi che anticiparono gli eventi, il golpe militare e la scalata al potere o alla ribalta nazionale di personaggi fondamentali per la vita di quel paese, come il generalissimo Franco o come Manuel Azaña. Cita poi un lungo elenco di letterati che parteciparono alle vicende belliche attraverso scritti e manifesti propagandistici, sia sul versante repubblicano sia su quello dei militari. Da una parte José Antonio Primo de Rivera e altri simpatizzanti della fazione falangista, dall'altro i vari Machado, Barbudo, Lorca, Unamuno, fino ad arrivare a Pablo Neruda. L'ultima parte del libro presenta una mezza dozzina di scritti inediti, tra cui spiccano una testimonianza su Federico García Lorca, scritta da Pablo Neruda, e un discorso pubblico di Miguel de Unamuno, nel quale l'intellettuale prende le distanze dalla cultura al servizio della propaganda e riafferma il primato di centri di conoscenza, come le università, nella formazione e nella nascita di una coscienza sociale.